Ciao, eccomi qua, sono ancora in Sri Lanka, sono nella cittadina di Kandy. È una bellissima cittadina, molto incentrata sulla spiritualità. Vediamo se riesco a farti vedere uno scorcio. Forse puoi vedere il lago, c'è una bellissima vegetazione, c'è un'isoletta al centro del lago, è veramente molto carino. Il lago è abitato da tantissimi pesci e ci sono addirittura i pellicani e questa mattina mi è sembrato di vedere un alligatore, ma non era un alligatore, era un varano gigante, una lucertolona lunga più di un metro. Bene, ieri sera ho fatto un bellissimo incontro, l'incontro con un albero millenario. E questo albero millenario mi ha trasmesso veramente tantissima energia e mi ha suggerito di fare un lavoro con te. Quindi preparati perché faremo un bel lavoro, faremo una meditazione. Sentirai rumore perché sono in un albergo, ci sono dei turisti, ma in mezzo alla strada è veramente impossibile girare un video perché c'è molto molto rumore, c'è tantissimo traffico come un po' nelle città dell'India ed anche in Sri Lanka. Quindi fai un bel respiro, chiudi gli occhi, respira profondamente e metti semplicemente l'intenzione di connetterti all'albero millenario, questo albero maestoso di cui poi ti pubblicherò anche una foto. Respira e immaginati di toccare il suo tronco, di essere connesso con i piedi alle sue radici e con la testa alle sue fronde, ai suoi rami più alti. Immagina di diventare un tutt'uno con questo albero, di entrare nella sua corteccia, nel suo tronco. E immaginati di diventare tu stessa questo albero. Tu stessa diventi questo albero millenario. Lascia che tutto questo accada, perché se questa è la tua intenzione, sta accadendo veramente. Ora senti l'energia della terra che si connette con le tue radici e l'energia della fonte che si connette con le tue fronde. E tu sei il canale di connessione tra queste due energie che si connettono insieme. Senti cosa vuol dire essere un albero millenario, dalla saggezza infinita, dalla conoscenza infinita, dalla grande capacità di connettersi con tutto ciò che esiste. Questo albero che grazie alla luce e al nutrimento della terra si autoalimenta e si sente totalmente al sicuro e gioioso dell'esistenza. Esprime se stesso attraverso la vita e si ama per la meravigliosa creatura che è e ama tutto ciò che esiste come atto naturale dell'esistenza. L'esprimersi avviene attraverso la propria presenza, la tua presenza in questo mondo. E la vita è il tuo atto spirituale che ti connette con tutto ciò che c'è. Tieni l'attenzione alta su tutte le tue parti, le radici,
il tronco, le fronde e tutto ciò che ti circonda, la vita che scorre dentro di te e la vita che scorre attorno a te, le altre piante, gli animali, tutti gli esseri. L'esistenza cosmica si realizza nel momento in cui tu porti l'attenzione alla tua vita e alla vita di tutto l'universo, di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che ti circonda. Vibra quella magnificenza e respira la vita. Bene, questa è una meditazione che tu puoi rifare più volte e che ti permetterà di mantenere la presenza e soprattutto di essere grato della vita che stai vivendo. Ti connette proprio con l'esistenza a tutti i livelli. Partiamo da una pianta, ma non da una pianta qualunque, un albero molto saggio. Guarda, ho sentito la sua energia ed era qualcosa di incredibile. L'ho toccato solo con le mani, senza riuscire ad abbracciarlo, perché comunque era inclinato, rischiavo di cadere nel lago. E ti assicuro che la vibrazione è stata così forte che pensavo di avere le gambe stanche per aver camminato tanto. Invece, appena staccavo le mani, la vibrazione si placava. Quindi, connettiti a questa saggezza così profonda e permettiti di fare questa esperienza. Puoi farla veramente anche tutti i giorni, tanto la meditazione è molto breve, quindi è tempo che ti regali e soprattutto che ti porta ad avere un'altra percezione e anche un'altra percezione dell'esistenza stessa. Ok? Allora ci vediamo al prossimo video, ti mando un abbraccio e un saluto dallo Sri Lanka. Ciao!